Tiziano, un programma, quello di sabato, ricco di contenuti, diversi relatori, così come le iniziative che prenderanno il via dalle ore 8:30. Da chi sono organizzate e quali saranno? L'organizzazione del Rotary Club di Urbino insieme al distretto 2090 che comprende le regioni dell'Italia centrale. I relatori sono imprenditori del nostro territorio, della regione Marche, che hanno rappresentato in un tempo recente una testimonianza di mecenatismo per il recupero di valori ambientali, patrimoniali, culturali che appartengono ad una realtà e ad una ricchezza, per favorire quella cultura del benessere e del bello che ci appartiene come entità fisica e soprattutto come centro di nascita di quello che è stato il cuore del nostro paese, il Rinascimento, che era rappresentato in Urbino dal Federico di Montefeltro. È una testimonianza che restituisce al patrimonio una ricchezza etica su un piano di impegno e di disponibilità, e questi imprenditori saranno intervistati dal vice direttore nazionale del Resto del Carlino, e sono Vittorio Livi, direttore di Ciamaro, di Tigamaro di Tolentino, con la presenza della dottoressa Baronciani, presidente di Assindustria, Emanuela Scavolini e Zeferino Monini della ditta Monini di Spoleto. L'incontro si tiene nell'aula magna dell'Università di Urbino alla presenza del rettore e del sindaco, e ovviamente è aperta al pubblico, cosa che ci farebbe piacere perché riteniamo che è un momento importante sotto l'aspetto culturale.